Questo intervento nasce dal ritrovamento di una lettera in cui si parla della presenza di un architetto Fontana a Genazzano, chiamato a riconoscere un sito dove si intendeva fabbricare. Parallelamente a progetti di indubbio interesse, quali la Galleria Grande e il teatro nei Palazzi ai Santi Apostoli, l'attività di Carlo Fontana per la famiglia Colonna è scandita da numerose e continue commissioni di natura prettamente tecnica. Pur se non degni di nota per quello che rappresentano singolarmente, tali incarichi si rivelano quanto mai interessanti per la definizione dell'operare di Carlo, architetto quotidianamente impegnato nell'attività tecnico-professionale e nella trasmissione delle proprie conoscenze agli allievi, tra i quali si distingue insieme alla committenza Colonna il nipote Girolamo. Sembra quindi utile menzionare alcuni ordinari episodi di pratica professionale ampiamente documentati nelle fonti d'archivio per una ricostruzione storica più completa dell'attività di Carlo e di Girolamo. Tra settembre e dicembre 1679 muore Antonio del Grande, architetto della famiglia per più di un trentennio, sostituito dal figlio Nicolò che continua a firmare le stime fino all'agosto del 1681. Al 4 settembre dello stesso anno risale già un primo conto tarato da Carlo Fontana per lavori del falegname Belardino Bertaccio nel palazzo di Genazzano, contemporaneamente quindi all'avvio dei lavori di realizzazione del celebre teatro di Lorenzo Onofrio all'interno del palazzo di Roma. Personaggio controverso, grande committente d'arte, il principe Colonna non rinuncia al diletto delle rappresentazioni teatrali neanche nei suoi soggiorni a Genazzano, perpetuando una tradizione iniziata dal nonno Filippo I e proseguita dal fratello cardinale Carlo, come accennato ieri da Alessandro Spila durante il suo intervento. Una stima di pugno dello stesso Fontana del 10 dicembre testimonia l'esecuzione di lavori per il palco della Commedia, probabilmente utilizzato in una delle soste di Lorenzo Onofrio documentate nei mesi immediatamente precedenti in occasione di viaggi verso il Regno di Napoli o per la caccia nel vicino feudo di Paliano. Naturalmente nel palazzo non mancano i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, tutti stimati da Carlo. Alla fine del 1681 viene rifatto dallo stuccatore Aquilante Verrino un festone di stucco caduto nell'anticamera, mentre nei mesi successivi si realizzano un cornicione e una porta nel salone, si lavora alle cantonate dell'archi che porta l'acqua nella fontana di palazzo e si sostituiscono i condotti di piombo. Viene risarcita la selciata nel cortile e soprattutto si riparano i tetti. Proprio nelle misure di tali lavori compare per la prima volta la grafia di Girolamo, che, giovanissimo, all'incirca 17enne, comincia ad affiancare lo zio. Anzi, in un caso, il 4 maggio, è proprio Girolamo a firmare un ordine di pagamento per un mastro. Lo stesso dicasi per lavori di varia natura effettuati a Marino, dove il nome di Carlo compare per la prima volta in un ordine di pagamento del 26 gennaio 1682 e già il 22 giugno è datata una misura stima di mano del giovane Girolamo, seguita da un'altra simile a dicembre. Si anticipa in questo modo di 2 anni l'inizio del suo ruolo di assistente di Carlo e si definisce meglio la sua formazione professionale prima del novembre 1684, quando a Roma comincia a stilare le misure sottoscritte dallo zio per i lavori della Galleria Grande. Evidentemente Carlo prediligeva, nell'insegnamento della pratica professionale, un approccio fattivo, con immediata assunzione di responsabilità fin dalla giovane età da parte dell'allievo, visto che anche il figlio Francesco, appena quindicenne, risulta essere suo collaboratore nella direzione della fabbrica del Palazzo Chigi a San Quirico d'Orcia. Gli incarichi di Carlo nei feudi Colonna, sempre affiancato da Girolamo, continuano negli anni successivi. Si tratta di lavori di varia natura, che ne confermano la figura di tecnico poliedrico, esperto nel campo del restauro e della ristrutturazione, ma anche nei campi più prettamente ingegneristici dell'idraulica e della manutenzione infrastrutturale. La maggior parte delle stime riguardano quello che nei documenti stessi viene definito il mantenimento dei corpi d'entrata, cioè quell'ingente numero di edifici con funzione utilitaristica che i Colonna davano in affitto ottenendone sostanziosi introiti. Era quindi continua la necessità di mantenere botteghe di varia natura, quali pizzicarie, forni, macelli, oppure tenute da artigiani come Orazio Marinelli, Chiavaro, per cui Girolamo firma la sua prima misura. Per non parlare di frantoi, mulini, granai, fienili. Ci sono poi le stalle, sia quelle a servizio dei vari palazzi, sia quelle molto più grandi esistenti nelle Polledrare, ben 4 tra Genazzano, Paliano e Marino, dove i Colonna allevavano i loro famosi cavalli, campioni nelle corse dei Berberi. Da non dimenticare inoltre le varie osterie possedute lungo tutte le più importanti strade di comunicazione, quella di Frattocchie sull'Appia, quella di Mezzaselva e Castelmattia sulla Casilina, tanto per citare le più note.
Nel 1682, ad esempio, Carlo segue i lavori per la sistemazione di un granaio sopra l'osteria di Castel Mattia, oltre che nella rimessa e alla fontana sotto il contiguo fortilizio detto il Castellaccio, dove viene anche costruito un massiccio sperone. Tra il 1683 e il 1684 è la volta della realizzazione di un nuovo granaio presso la Mola dei Piscoli, a confine tra i territori di Genazzano e Paliano, il mulino più importante della Valle del Sacco, alimentato dal fiume omonimo. Continui sono anche gli interventi per la manutenzione dei canali che alimentano sia la Mola Grande che la Mola Piccola. Anche in questi casi la gran parte delle stime sottoscritte da Carlo è di mano di Girolamo. I temi tipologici di architetture utilitaristiche in maniera più aulica tornano nella produzione di Carlo con la progettazione nel 1700 delle scuderie imperiali di Vienna e nel 1704 del restauro degli stalloni di Caprarola per i Farnese, per cui diventa architetto nel 1692 e del granaio dell'Annona alle Terme di Diocleziano. Carlo, con l'assistenza di Girolamo, si trova anche ad operare vere e proprie ristrutturazioni edilizie, tra cui si distinguono gli interventi nel Palazzo di Paliano e nella scomparsa chiesa delle Frattocchie a Marino, entrambi edifici realizzati pochi anni prima da Antonio del Grande. A Paliano, nel palazzo terminato nel 1671, Carlo interviene con l'inserimento di un nuovo mezzanino immediatamente sopra il piano nobile e di due nuove scale, una a branchi e una a lumaca, per permettere il collegamento del nuovo piano con i preesistenti. A giugno del 1682 inizia l'approvvigionamento dei materiali e i lavori si possono considerare terminati a giugno dell'anno successivo. Nel nuovo mezzanino su Via Lepanto vengono introdotte le caratteristiche bucature ovali con asse maggiore orizzontale per dare luce agli ambienti, ma l'elemento più interessante è senz'altro la scala lumaca, formata da, cito, numero 41 scalini lumacati con anima vuota e suo corno attorno, compreso l'incastro, lavorati piani di sopra, vuotati di sotto, con cordone, intaccature e suo incastro che connette uno con l'altro. La scala si sviluppa infatti con andamento sinusoidale molto accentuato, senza pilastro centrale. Uno degli accorgimenti per l'equilibrio e i limiti dell'impossibile è il posizionamento di una colonna di peperino che regge l'anima della scala lumaca al piano seminterrato, collocata rompendo il solaio di calpestio del piano nobile. Sicuramente Carlo non è sempre presente in cantiere in quanto impegnato nella realizzazione di altri progetti, ma lo visita l'8 ottobre del 1682 quando sottoscrive la stima dei lavori di scalpello per la lumaca, dichiarando che il conto è rincontrato sopra la faccia del luogo e anche il successivo 2 aprile. Tutte le misure sono compilate da Girolamo. Alle Frattocchie, vicino alla Villa Colonna, era stata iniziata una chiesa da Antonio del Grande, ma mai portata a compimento. Nell'83 Carlo segue i lavori per la realizzazione della sacrestia. Non si sa se sulla base di un suo progetto o sulla base di quello originale. L'unica caratterizzazione architettonica che si deduce dai documenti è l'inserimento di un ovato di peperino che dà il lume a detta sacrestia, elemento che aveva già usato nel Palazzo di Marino. La riconosciuta perizia idraulica e l'esperienza maturata nel campo delle canalizzazioni vengono sfruttati da Carlo per il completamento nel 1682 di un sistema di fossi che facevano defluire l'acqua verso il fiume nella valle dell'Olmi, accanto al Castellaccio, per la realizzazione di una cisterna all'interno del, per la realizzazione di una cisterna all'interno del cortile del Palazzo di Paliano nel 1684. È inoltre forse solo il frutto di una suggestione l'idea che alcuni passi dell'utilissimo trattato delle acque correnti si basino anche sull'osservazione diretta dell'acquedotto di Genazzano, ricostruito negli anni 30 del 600, tanto più se si ammette che il trattato sia ispirato agli effetti delle acque di Vincenzo della Greca, architetto che lavora nel feudo in più occasioni, dal 1624 al 1626, nel 1641 e poi ancora dal 47 al 49 come sovrintendente delle fabbriche. In particolare sembrano descrizioni dello stato dei luoghi la spiegazione sul modo e forma da allacciare e restringere l'acqua negli condotti e sul criterio con cui prendere l'acqua negli monti per condurla in altri luoghi. Uno dei suggerimenti è che ogni volta che il giro permette il declivio sarà sempre meglio il giro che la diametrale, perché la costruzione risulta più economica e sicura e si possono captare altre acque lungo il percorso, ed è esattamente la situazione che si ritrova a Genazzano, dove tutto il primo tratto dell'acquedotto corre sottoterra o contro terra e poi ad un certo punto esce fuori camminando su delle arcate, esattamente come in uno dei disegni illustrativi del trattato di Carlo. E qui si possono appunto vedere delle immagini dell'acquedotto ancora esistente.
Passando da un'infrastruttura ad un'altra, Carlo si occupa anche di strade, proseguendo i lavori forse di ampliamento di un tratto della strada nuova di Soglia, in cui la parte più consistente della spesa è per, cito, numero 451 olmi cavati e portati a Genazzano e dopo fatte le fosse e piantati detti olmi in detto stradone, messi a filo, con tempo e dopo intrecciati tutti attorno di spini e legati. Si ripropone qui il modello di stradone rettilineo fiancheggiato da filari di olmi, che richiama le olmate di Genzano, feudo dei Cesarini, in cui Carlo ha lavorato dal 1673 al 1680. E non sembra casuale che al momento della realizzazione della strada di Soglia, a Genzano il duca Filippo Cesarini, colpito da un grave stato di infermità, è affiancato nel governo dal marito della nipote Cleria, il principe Filippo Colonna di Sonnino, fratello di Lorenzo Onofrio. Molti altri lavori di manutenzione varie vengono eseguiti da Carlo almeno fino al 1685, anno in cui incomincia a manifestarsi una certa autonomia di Girolamo nei cantieri dei vari feudi. A giugno risulta infatti un pagamento per un suo viaggio ad Avezzano, mentre a Roma, nei lavori per la Galleria Grande, la supervisione dello zio si protrae almeno fino all'inizio del 1689. Nel 1686, poco più che ventenne, Girolamo ottiene però quello che ad oggi sembra essere il primo incarico indipendente. Il 25 aprile viene pagato uno scudo dai canonici di San Nicola a Genazzano per il disegno del nuovo campanile della chiesa, prospiciente il palazzo Colonna e da sempre di giuspatronato della famiglia. Ed è ancora una volta con la protezione della famiglia Colonna, nella persona del futuro cardinale Carlo, che Girolamo ottiene il 23 agosto 1696, 10 anni dopo quindi, l'incarico di costruire la nuova facciata della cattedrale di San Pietro a Frascati, i cui campanili si possono senz'altro considerare l'evoluzione di quello genazzanese. La licenza per fare il campanile viene ottenuta solo nel 1687 e i pagamenti per l'approvvigionamento dei materiali partono dall'anno successivo. 4.950 tra mattoni e pianelle, e segue poi un precisissimo resoconto di tutti i materiali approvvigionati. La costruzione del nuovo campanile si può ritenere pressoché conclusa entro lo stesso anno, visto che la misura stima degli lavori di muro e t'altro, fatti alla sola manifattura da Mastro Andrea Martini e Mastro Francesco Spina, Giacomo del Giacco, muratori compagni, stesa dallo stesso Girolamo, risale al 26 gennaio del 1689. Prima di tutto vengono demolite due facciate del campanile preesistente per un'altezza di circa 18 metri. Poi si inizia la costruzione delle nuove murature. Il risalcimento, di cui questa è una parte che è stata ritrovata all'interno del campanile, il risalcimento delle altre due facciate verso la chiesa, la realizzazione del muro che fa cuspide e finimento sopra detto campanile, con la sottostante volta lavorata a schifo, la messa in opera dei solai e delle travi che reggono le campane. Il nuovo campanile, compresa la cuspide, risulta alla fine circa 10 metri più alto del precedente. Nella stima sono citati anche il muro del vano di una porta nella facciata verso la chiesa e il muro di un altro straccio murato che faceva finestrone verso la chiesa, elementi venuti alla luce durante il recente restauro della chiesa. Ma la cosa più interessante è sicuramente l'enunciazione dall'alto verso il basso di tutti gli ornamenti di stucco fatti dalla parte di fuori del detto campanile. Si scopre così che per riparare la cuspide dall'acqua si usava una colla di cocipisti e schiuma di ferro lavorato con olio e che la precisa sequenza delle modanature di architrave, fregge e cornice sembra purtroppo non coincidere perfettamente con le attuali, rifatte durante il restauro del 2003. Segue poi la descrizione dei sei capitelli di ordine ionico sopra gli pilastri, con sue volute di rilievo intaccate, pulite, con fiore e festone di lavoro di tutto rilievo, con baccelli e triliffi, e dei quattro membretti accanto dei capitelli con sue volute, rilievo e collarino, dei pilastri, della fascia attorno ai quattro finestroni, dei riquadri sotto i finestroni presenti solo sulle due facciate libere, delle basi dei pilastri con il loro zoccolo. Ma la vera sorpresa arriva quando si scopre che anche il primo e il secondo ordine del campanile erano caratterizzati dalla presenza di pilastri, sormontati rispettivamente da un dado modinato con brachettone, ovulo e intaccatura e da una trabeazione completa. Anche qui erano presenti dei riquadri con cornicetta modanata come nel terzo ordine. Evidentemente questa partizione è stata eliminata durante la costruzione della nuova facciata neoclassica nel 1852.
Come detto, questo campanile può essere considerato il prototipo dei campanili progettati da Girolamo per la cattedrale di San Pietro a Frascati, soprattutto per quel che riguarda l'uso di fasce piane come ribattitura dell'ordine e per inquadrare i fornici, elemento che ricorre sia nel modello ligneo della facciata, sia in un disegno della collezione Lanciani, considerato una copia da un disegno di Girolamo, molto più vicino a quanto effettivamente realizzato, dove compare anche la caratteristica cuspide a cipolla. Nel cantiere del campanile di San Nicola, inoltre, Girolamo impiega le stesse maestranze presenti in tutti i cantieri colonnesi nel territorio di Genazzano, in particolare Andrea Martini, capomastro della fabbrica del vicino palazzo. Prassi che rispetta anche 10 anni dopo a Frascati, impegnando le stesse maestranze che stanno contemporaneamente lavorando sotto la sua direzione nel Palazzo di Roma. In conclusione, lo svolgimento della prosaica pratica professionale come architetto di famiglia è per Carlo, impegnato in stimolanti incarichi di progettazione, solo un'attività collaterale, che diventa però per Girolamo un'occasione di formazione e di crescita tale da farlo essere pronto nel 1689, a soli 24 anni, a subentrargli nell'incarico di architetto di famiglia e a portare brillantemente a termine la realizzazione della Galleria Grande. Grazie.